Erano il 2 di Rubin Kleba e Ramada dal centro dello schieramento parte molto forte, va a chiedere strada al numero 4 di Roger degli Ulivi, che per il momento si oppone. Vediamo se Vincenzo Longo deciderà di accodarsi in corda, cosa avviene dopo 200 metri di corsa. 15-7 il lancio, il 4 al comando Roger degli Ulivi, in seconda posizione Ramada, viene via Record Cosmos con Angelo Palumbo dopo l'incertezza al via e gradatamente si porta ai lati dei primi. Intanto i cavalli giungono ai 400 in 32,9, quindi in totale decelerazione, e Record Cosmos attacca il leader, sembra anche sopravanzarlo, e all'imbocco della terz'ultima curva Angelo Palumbo e il suo Cosmos è al comando nei confronti di Roger degli Ulivi. In terza posizione Ramada, avanza a largo il Sauro Rubin Kleb che si trascina Re Bilasol. In quarta posizione c'è il numero 3 di Rodin Affa. Intanto si continua con Record Cosmos al comando, galoppa Rubin Kleb che non era nemmeno molto, galoppa anche il numero 5 Re Bilasol, e quindi si viaggia sempre con un treno comandato da Record Cosmos. Chilometro in 1:17,9, c'è stata sicuramente una seconda parte di gara molto violenta, infatti gli ultimi 600 in 44,9. Record prende vantaggio su Roger degli Ulivi, Ramada, Rodin Affa e chiude il gruppetto Giorginio con Rampichino Jet. Rimangono praticamente in 5 per il discorso vittoria, con sempre Record Cosmos a dettar legge, ma a 600 metri dal palo rimette della testa di fuori il 4 di Roger degli Ulivi che va ad attaccare il battistrada, e Roger degli Ulivi sembra già prevalente, si trascina Ramada e che si trascina a sua volta Rodin Affa, quindi Rampichino Jet. Passa il degli Ulivi di Raf Palomba, in schiena c'è sempre Ramada, quindi Rodin Affa e Rampichino Jet. Ora ne sono in 4, ma la vittoria sembra fra i primi due, con Roger degli Ulivi che stacca e se ne va. In seconda posizione Ramada, in terza Rodin Affa e in quarta Rampichino Jet. Allunga Raf Palomba, aveva sgambato bene, ha preso vantaggio Roger degli Ulivi con Raffaele Palomba in seconda posizione, galoppa anche Rampichino Jet che lottava per una piazza, e la seconda moneta dovrebbe andare al numero 3 di Rodin Affa che proprio in zona traguardo piega la resistenza di Ramada. 2:34,7, 1:17,3 per il doppio chilometro, per una bella vittoria di Roger degli Ulivi guidato alla grande da Raff Palomba, mentre per il secondo posto Rodin Affa battezza comunque una deludente Ramada. Per i numeri 4, 3, 6 è tutto per la prima corsa vinta da Raff Palomba e il suo Roger degli Ulivi.